Altra questione di calciomercato, ormai se ne stiamo parlando a bomba. Di Maria e Paredes via dalla Juventus, ormai ufficiale. Paredes ritorna a Parigi. Di Maria non si sa dove andrà. Lui ha detto che dopo l'avventura della Juve, l'avventura con la Juve di un anno, sarebbe tornato in Argentina. Se ne vanno entrambi. Addì che non hanno un sapore amaro per la Juventus, ovviamente, perché comunque non è che abbiamo fatto tutto questo splendore di Maria Paredes. Paredes, a parte il gol con Lecce, non ha fatto nulla. Invece di Maria, a parte qualche sprazzo, non è che abbia fatto così tanto, eh. Quindi addì non amari per la Juventus, però andremo a parlare più nel dettaglio ora. Là, come si sente, mi sento cappellina. Ditemi una cosa a questi due commenti, soprattutto i juventini che saranno godendo, tra cui citiamo anche al bianconero di cui ho visto il video. I juventini in festa. Ed è giusto perché comunque Di Maria Paredes non hanno lasciato un ricordo proprio indelebile in questa stagione, né che abbiano fatto chissà chi. Di Maria, a parte il finale di stagione, a parte qualche sprazzo di grande qualità, non è che abbia mostrato tutta sta forza, ecco, soprattutto legata agli infortuni. Paredes non ne parliamo, proprio Paredes, proprio a partire dalla partita con la Fiorentina lui ha recuperato 100 e passa palloni e il gol con Lecce, zero proprio, anche lui sembra infortunato e quelle poche volte che entrava faceva schifo. Quindi addì non eclatanti per la Juve, della Juve non rimpiangerà. Troveranno dei sostituti migliori, perché troveranno dei sostituti migliori e Di Maria e Paredes se ne vanno in totale tranquillità. Di Maria molto probabilmente andrà in Argentina, invece Paredes rimane a Parigi. La Juve troverà sostituti migliori, addì che ci stanno, perché giustamente Di Maria con la conference, come lo vuoi trattenere, Paredes non ha dimostrato nulla, quindi bye bye. Tifosi juventini che godono, giustamente. Questa è la mia piccola opinione su Di Maria e Paredes via dalla Juve. I juventini, ditemi la vostra, e noi ci becchiamo ad un prossimo video. Domani, altri tre appuntamenti. Due di calciomercato e la conferenza di due finale. Bella.